Con una prestazione gagliarda, il fanalino di coda Celano impone il pari 1-1 alla vice capolista Fano, ma alla fine il segno X scontenta entrambe. I marchigiani, che ripiombano a meno 8 dalla maceratese e vedono compromesse le già poche chance di rimonta dalla prima della classe, ma anche i marsicani, che al di là della buona prova perdono terreno dalle dirette rivali Termoli e Vispesaro. La rincorsa ai playout è sempre più difficile. Colavitto alla seconda panchina, col Celano rimpiazza gli squalificati Castaldo e Suleman con Tartaglione e Castellano. Fano senza Nodari infortunato e Torta squalificato, c'è Bianchi alle spalle della coppia Gucci-Sivilla, ma la squadra di Alessandrini capisce già dopo 30 secondi che sarà una giornata strana, anche se Piccerilli grazia Ginestra. Al terzo gli ospiti rispondono con l'assolo di Sivilla, Amabile respinge. Sempre l'estremo marsicano all'ottavo replica al tiro cross dello stesso Sivilla. Dopo le fiammate di inizio gara, la partita si intorpidisce, Fano troppo prevedibile, il Celano fa il compitino senza infamia e senza lode. Solo al 44esimo uno svarione di Amabile dà il là ad un affondo fanese, ma Simeoni salva su Gucci e dal riposo si va con un inevitabile parziale a reti bianche. La ripresa si apre con un nuovo spavento per Ginestra, punizione tagliata di Marfia al sesto, Tartaglione tutto solo tira sull'esterno della rete. A questo punto il Fano si sveglia, il tiro di Gucci fuori misura un minuto dopo è il preludio al gol del vantaggio fanese che giunge al nono. Il suggerimento è di Bianchi, dalla parte opposta la conclusione da applausi è di Davide Borrelli che fa secco Amabile, quarto gol in campionato per l'ex teramano. Apparentemente match in discesa per il Fano, che pecca però di cattiveria. All'11esimo Gucci incorna centralmente, al 16esimo Bianchi ispira ancora ma Sivilla è in giornata no e spreca così. Dal potenziale raddoppio si passa al pareggio, 19esimo l'affondo è di Iaboni, la conclusione mancina chirurgica è di Piccerilli, 1-1 è tutto da rifare. Alessandrini si affida a Favo e Sartori dalla panchina e intanto Gucci di testa fallisce ancora. Nel finale può succedere di tutto, il Fano si sbilancia e il Celano prova ad approfittarne. 36esimo Buongiorno ignora il neo entrato Pellegrino che comunque arriva sulla sfera ma calcia male, ma la palla gol clamorosa è quella del 38esimo, Luzzi centra per Pellegrino che si gira e calcia, Ginestra in qualche modo si salva. Sul capovolgimento di fronte alla grande chance per il Fano, Simeoni buca il rinvio e lascia un'autostrada a Sartori che pasticcia al momento del controllo e poi in quello del tiro. L'ultimo sussulto è ancora targato Sivilla, ma Amabile è attento e respinge, poi offside di 4 giocatori amaranto. Buona prova per il Celano, ma ora servono punti e vittorie, mentre le parole di Alessandrini sanno quasi di resa in chiave primo posto. Probabilmente nessuno ha mai detto non siamo partiti per vincere il campionato, ci troviamo lì, frutto e merito di tutti questi ragazzi che si stanno impegnando dall'inizio, con oggi siamo stati meno lucidi, però avevamo onore anche merito agli avversari che comunque stanno giocando con dignità e si stanno giocando tutte le possibilità, perciò eravamo consapevoli che poteva essere una partita scorbutica, difficile, anche per le condizioni climatiche, insomma tutto un insieme di cose che probabilmente non hanno visto il miglior Fano, però che se era bravo a sfruttare le situazioni che ha avuto poteva chiudere e vincere la gara. Con la vittoria una partita positiva, come anche il risultato, peccato le altre abbiano vinto. Beh, in effetti oggi la nota negativa è proprio questa, che le altre hanno vinto, però sinceramente sono contento. Abbiamo interpretato bene la partita per tutti i 95 minuti, la squadra ha risposto bene, in settimana si sono allenati bene e quindi si è visto qualcosina in campo. Ora c'è poco da riflettere, da fare i calcoli, bisogna vincere e basta, a partire dalla prossima. Lo so, però se continuiamo con questa convinzione penso che qualche vittoria arriverà, sperando pure in qualche disgrazia altrui. Speriamo di fare sto miracolo.